5, 4, 3, 2, 1, 0. Adesso io vorrei invitare sul palco una persona che ha una storia molto diversa da quella che ho scritto fino adesso. Non è un designer, non è un ingegnere, non è un esperto di tecnologia, è un alpinista. Un alpinista che ha scalato una serie di vette, come sta vivendo anche il record mondiale di velocità di salita. È con noi Luca Colli. Ma l'hai scalato usando anche della tecnologia, questo è un progetto fatto con le Sentinel Electronics, che ce l'hai scritto anche te. Sì, io sono la persona più lontana dalla tecnologia in assoluto, però la tecnologia è sempre qua vicino a me. Io, grazie appunto alle Sentinel Microelectronics, ho scalato l'Everest in 35 ore con un piccolo device che adesso ti faccio vedere, che sta veramente in una mano. È veramente piccolo, posso mi quella cosa? Attraverso questo piccolo scatolino, diciamo, e io l'ho sempre visto come una scatolina, perdonatemi, io ho potuto registrare dei dati che non solo erano banalmente il GPS, quindi tutto il percorso che io ho fatto, ma il percorso, il tempo, la temperatura, l'umidità e i miei parametri corporei. E questo mi permette in un futuro di poter scaricare questi dati, di poter preparare meglio le prossime esperienze. Perché è importante avere esattamente tutti i dati del tuo corpo, di questa impresa che hai fatto? Beh, per esempio, se ad una certa temperatura corrisponde a una certa umidità e corrispondono delle mie prestazioni personali, quindi magari sono andato o bene, veloce, oppure lento, io nella prossima spedizione potrò evitare determinate condizioni atmosferiche. Di conseguenza posso magari aspettare un giorno, aspettare qualche ora e avere delle condizioni atmosferiche migliori per poter salire. Quindi non è solo per battere altri regoli, ma il discorso di sicurezza. No, dovrebbe essere assolutamente un discorso di sicurezza che in un momento, in un futuro prossimo, potrebbe essere per esempio collegato a un medico che sta dall'altra parte del mondo, che però vende i miei dati corporei e può dirmi fermati, torna indietro, stai andando incontro a un problema fisico serio, quindi io ti comunico di tornare indietro. Immaginate quante belle esperienze si potrebbero fare in sicurezza dall'altra parte del mondo, avendo un medico che magari comodamente nel suo studio mi può... Ti segue, perché questo invece ha raccolto i dati localmente. Localmente adesso li stanno scaricando. E invece è pensabile mandare in tempo reale per mandare come ti segue? Sì, assolutamente sì. Il primo passo potrebbe essere mandati al campo base, quindi io sono oltre gli 8.000 metri, ma il campo base sanno esattamente come sto e quali sono le condizioni atmosferiche. Quindi in questo caso il capo spedizione può dirmi Luca, torna indietro perché non è problema. Anche se io magari non lo sento, però magari ci posso andare incontro entro breve tempo. In futuro si può. E seguiremo gli sviluppi di questo nuovo progetto. Del progetto forse. Sì, la progetto. La fase di lavoro è che. Ma perché non è stato fatto fino adesso? Ah, non devi chiedere, ma. che cosa non è stato possibile? Ma sicuramente la tecnologia SD che è riuscita a condensare in un qualcosa che io posso tenere in tasca, che in realtà non ho tenuto in tasca ma sui zaini per avere dei parametri migliori, perché in tasca si sarebbe scaldato, quindi è riuscita a condensare una tecnologia che per me è inarrivabile dal mio punto di vista, è una cosa piccolissima, che è molto leggera, ma assolutamente leggera. Giustamente se c'è le spalle, uno dei problemi era proprio quello legato alle batterie, quindi a... Come è nato questo progetto di Sentinel Electronics? Molto bene. Chi ha cercato chi? Come è nata come tutte le belle cose, è nata per caso, perché io sono una guida del collegio di Bambini in Lombardia, ma sono anche personal trainer. Un ingegnere di SD si allena da me nel mio studio, io vi ho parlato della spedizione sull'Everest e gli ho detto forse possiamo aiutarti a fare qualcosa, possiamo darti qualcosa. E da lì è nata una collaborazione, un dialogo e ci siamo parlati, insomma, abbiamo proposto questa cosa, è andata molto bene, devo dire. Tu
questo progetto sarete domani lì nel caffè, no? Sì, assolutamente. Chi vuole lo stand potrà innanzitutto provare il device e soprattutto sentire anche il racconto dell'esperienza delle diverse comandate. Senti Luca, la prossima meta? La prossima meta probabilmente l'Antartide, c'è un 5.000 metri in Antartide e lì io spero che si possa già provare la trasmissione dei dati. Ok, noi ti seguiremo senz'altro. Grazie, grazie a voi. Grazie.